Benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo mukbang. Allora ragazzi, se vi siete persi la ricetta di questa lasagna super super proteica e low carb, vi consiglio di fermare qui il video, di andare un attimo alla video ricetta che lo trovate il video prima di questo qua, ma lo trovate anche giù nell'info box. Trovate tutto nell'info box e vi consiglio di stoppare un attimo, fermi tutti e andate a vedere il video perché così vedete il procedimento, vedete anche la spiegazione di questa lasagna che è la base. Quindi, ragazzi, mi raccomando, e poi ritornate qui. Se invece già avete visto il video, continuate a guardare quest'altro qui. Ho deciso di fare un mukbang così da provarla proprio nel dettaglio perché penso che meritava, e poi anche perché volevo rispondere ad alcune vostre domande. Ho utilizzato come sfoglie, ma voi già avete visto tutte, questa qui della Chow Carb che trovate su All Supplement, e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Ma questa cosa già la sapete ormai, ve la ripeto sempre perché me lo chiedete spesso. E pensate che io ho fatto, avete visto, quindi sono uscite due porzioni. Una la mangerò oggi e una la mangerò domani a pranzo, quindi perfetto, ragazzi, già ho il pranzo, domani non devo cucinare, bene. E pensate che all'incirca metà di questa lasagna, perché io poi segno tutto sull'applicazione, quindi tutto ciò che ho utilizzato ho segnato, e poi mi esce pure per quante persone io ho messo due. E vi dico io valori, aspettate un attimo. Allora, all'incirca a 651 calorie, ma raga, con tutto, i valori sono 22 grammi di grasse, scusatemi. Allora, vi dico anche i valori a 651 calorie, che non è molto, raga, per una lasagna, specialmente di questo tipo, e poi anche perché non l'ho fatta semplice, cioè ci ho messo anche tante cose dentro, ma avete già visto, a 22 grammi di carboidrati, quindi, raga, pochissimo. Poi 16,8 grammi di grassi, che possono sembrare tanti, ma raga, se lo paragonate a una lasagna tradizionale non so niente, ma a 94 grammi di proteine, perché sono sfoglie proteiche, e questo anche per un post workout, a parte che vi deliziate in una maniera incredibile, vi prendete anche la vostra quota proteica, state tranquilli, ma anche per un pranzo, una cosa sfiziosa, e poi raga, vi prendete anche una bella quota di proteine. A volte capita che nella giornata ci sono quei pasti in cui non avete voglia del classico petto di pollo, desiderate qualcosa di diverso, quindi, però allo stesso tempo volete prendervi anche una buona quota proteica, e quindi questo penso che fa a caso vostro. Io adesso bevo. Allora, ovviamente vado a prendere anche tutte le domande che mi avete fatto. Io sto morendo di caldo, questa volta non mi lamenterò per i capelli perché se avete visto il video di prima li ho tagliati, quindi raga, non vi stresserò più, lo so che vi mancherà però questa cosa. Allora, vado a ripescare subito le domande che le ho trovate, ma prima di rispondere ovviamente assaggiamo, almeno vediamo anche se sono buone. Madonna, si è fatta la crosticina sopra, adoro. Allora raga, le lasagne sono molto simili. Aspettate, avvicino e ve le faccio vedere. Eccole qua. Assaggiamo. Vediamo se ne vale la pena. Allora, no, non vi aspettate la classica lasagna alla base con le uova, oppure quella classica, perché no? Però vi assicuro che non è quella pasta che sa di cartone, perché se la fate bene è la fine del mondo. A volte ci sono veramente alcuni tipi di pasta che potete metterci quello che volete, anche il condimento, quello che volete, ma di pasta proteica sto parlando e sa proprio di cartone. Questa, devo dire la verità, è molto neutra, sa un po', diciamo, tipo il sapore dell'integrale. Però ragazzi, sinceramente è super super piacevole. Io sinceramente la riacquisterò, perché mi è piaciuta. Sinceramente buona. Non posso paragonarla ad una lasagna normale perché sarei una pazza proprio. Però non posso dire neanche che è mangiabile perché è molto buona. È buona la veramente promosso.
Allora, ovviamente iniziamo con le domande. Non so il tuo nome perché non sta scritto, sta solo il nickname, ma ti mando un bacio. Un sogno nel cassetto, ce ne sono tantissimi. E i sogni non si dicono, ma si dicono quando si stanno per avverare oppure quando proprio si sono avverati. Quindi non lo dico, ma anche io ho i miei sogni nel cassetto, che spero che non resteranno nel cassetto per troppo tempo. Ti piace viaggiare? Dove vorresti andare in vacanza? Sì, cioè, raga, trovatemi una persona che non piace viaggiare. Cioè, penso che un po' a tutti ci piace viaggiare. E dove vorrei andare? Dove vorresti andare? Dove voglio andare? Allora, quest'anno non andrò in vacanza, l'ho detto anche nell'altro video, però mi piacerebbe visitare prima tutti i nostri territori per poi spostarmi all'estero. Il mio desiderio, e so che in tantissime di voi mi stanno aspettando, e spero di venire l'anno prossimo se tutto va bene. Voglio andare, anche se già ci sono stata svariate volte, però in Puglia. Voglio visitare i luoghi più belli della Puglia e so che ci saranno tantissime persone come voi che mi aiuteranno. E poi, raga, io sono venuta in Puglia. Sono stata Lecce, dove sono stata più? A Matera. Andai con la gita scolastica e raga, non mi sono mangiata un pasticciotto. Cioè, io amo il pasticciotto e non mi sono mangiata un pasticciotto, quindi manneccia a me. Ma a quel non so io come ho conosciuto il pasticciotto, sincera. Però, secondo me, quando sono andata non lo conoscevo ancora. Sicuro. Però, recupererò. Allora, Ale, un bacio. Per quanto tempo hai sofferto di amenorrea? Come ne sei uscita? Allora, raga, io, da come vi ho detto spesso, non ho sofferto tanto, cioè nel senso anni, perché sono ragazze veramente anni, anni, anni che non hanno il ciclo. Io sinceramente no. A me è successo per poco, diciamo un mesetto, ma raga, non ho aspettato. Vabbè, oggi mi viene, vabbè, domani mi viene, perché raga, se fate oggi mi viene, domani mi viene, dopodomani mi viene, tra una settimana mi viene, tra 2 settimane, raga, il ciclo non vi torna, specialmente se è qualcosa all'interno che non va, che non funziona come dovrebbe funzionare, quindi non vi ritorna. E è inutile che state lì a aspettare quando appena avete il primo campanello d'allarme, ci sta che aspettate anche una settimana. Anche due, ma raga, non fate aspettare mesi, 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 anni, anni e anni. Andate subito perché significa che qualcosa non va. A me, quando subito non mi veniva, di solito ho sempre avuto che in estate mi fa ancora, che ho i miei ritardi. È proprio dovuto al cambiamento climatico, al caldo, mi succede spesso. Io quando in inverno tipo riesco anche ad allenarmi col ciclo, ma quando ho il ciclo i primi giorni, io in estate non ce la faccio, mi sento male, mi mancano le forze. E comunque il mio consiglio è andate subito. Io sono aspettato giusto 2 settimane perché pensavo che erano giusto i miei soliti ritardi. Poi io in cuor mio già sapevo, ho detto, vedere qualcosa legato all'alimentazione, che sto mangiando poco, sto bruciando tanto. E quindi già lì mi era partito il mio primo campanello d'allarme. Poi mia mamma ha preso e mi ha portato subito alla ginecologa dopo 3 settimane. Ho fatto una cura perché, raga, sono riuscita a prendere il problema proprio a tempo. Però già so che se passavano anni non era un casino riprendere di nuovo il ciclo, ma ci volevano solo cure su cure, e che poi quelle cure che si danno per far ritornare il ciclo non fanno bene al nostro corpo. Quindi andate subito. Chiara, un bacione. Una domanda un po' diversa dal solito. Come ti vedi tra 20-30 anni? Tra 30 anni avrò 40, quasi 49 anni. Io spero in ottima salute con la mia famiglia, creare una mia famiglia, spero di essermi autorealizzata e di avere una mia famiglia. Quindi speriamo bene. Una mia fanpage, un bacione. Cosa ne pensi degli youtuber che pensano solo al successo e non ai fan? Allora, raga, che senso ha pensare solo al successo e non ai tuoi fan? Se tu sei arrivato
a quel successo. È grazie a te perché ti sei impegnato a portare contenuti, ma se tu non pensi pure ai tuoi fan, non pensi che il tuo successo, oltre a te, è dato pure dalle persone che ti seguono, perché se le persone, tu sei bravo e le persone comunque, cioè, non ti seguono, tu non sei nessuno. Cioè, se tu cresci, è grazie a te, ovviamente, ma grazie anche alle persone che ti seguono, che ti vogliono bene e che ti portano comunque avanti, che ti fanno raggiungere alcuni obiettivi, perché si sa, raga, se ha un numero di follower, si aprono altri orizzonti, ma bisogna, ok, si possono aprire tutti gli orizzonti del mondo che vogliamo, ma se io da domani inizio a non importarmi più di voi, a non rispondervi più ai messaggi, ma che senso ha? Cioè, io la trovo una cosa assurda, ma anche se un giorno dovessi avere 1 miliardo, 1 milione di persone che mi seguono, io resterò sempre, e su questa cosa mi potete dare anche un contratto, vi firmo, ve lo firmo, di essere sempre me stessa e di portare avanti le mie idee. Perché non ha senso. Io veramente ultimamente sui social sto vedendo troppo uno schifo, raga. Cioè, io veramente, cioè, non si sa più che si devo inventare. Mo' è uscita la moda senza filtri, senza. Cioè, uno stress. Apri una storia e quella persona ti dice, parla di quello. Apri quello e parla di quello. Apri. Cioè, raga, veramente non se ne può più. Cioè, ma se io dico io, no? Se io so di essere. Come, cioè, di non essere chissà Miss Mondo. Cioè, io non è che mi metto un filtro e so che io sono quella persona con il filtro, so che non sono quella persona. Quindi, cioè, se io voglio usare un filtro è per non spaventare voi. Ma infatti io molto spesso nelle storie ci stanno pure storie in cui non lo metto perché a me non me ne frega. Cioè, però veramente è assurdo. No? Questa è una nuova tendenza, raga, non so se la conoscete. Postate le foto senza filtri, senza modifiche, perché siete belli anche così, tu. Ma se uno si può mettere effetto in coppa una foto, che se lo mette, ognuno è libero di fare ciò che vuole, basta aprire storie e trovarsi persone che parlano di questo, come quando c'è stato il Covid-19, il lockdown, e ci sta ancora, cioè non si capiva niente, si apriva una storia e si parlava di quello, si apriva di quello. Infatti io ho sempre cercato di non portare nelle mie storie e nel mio canale questa cosa, perché dico, già lo stanno vivendo, che mi metto pure io, ma se uno vuole aprire, si apre il telegiornale, cioè perché devono aprirsi il mio video e stare, mamma mia, pure che sto parlando Covid, ecco, e palle, cioè. Serena, sul mio canale si deve stare sereni. Un bacione anche a te, penso che ti chiami Maria Mary. Un bacione. La mia è piuttosto una richiesta di provare sempre nuove farine di tanti marchi. Ne vado matta. Sì, infatti, raga. Sul supplement sta per uscire un nuovo marchio ed è uscito anche un altro. Infatti, per inizio luglio prenderò le novità che stanno uscendo per farvi vedere tutte le recensioni. E raga, io sono sommersa di farine, non so più come le devo smaltire. Ho tipo 15 pacchi aperti. Però vabbè, le vedrete molte nello smaltimento. Tipo quella cannella della BPR, che è buona, ma a me la cannella non mi piace. Francesca, qual è il tuo esercizio preferito? Quello che meno tolleri? Più peso, meno ripetizioni o meno peso, più ripetizioni? Salutemi, I love you. Un bacione. Allora, andiamo per gradi. Prima domanda. Qual è il tuo esercizio preferito? Allora, raga, io adoro e non vedo l'ora di farmi una bella panca piana, come Dio comanda, di farmi uno squat, come Dio comanda, e di farmi uno stacco come Dio comanda. Questi sono i miei tre esercizi che mi piacciono tantissimo, ma mi piace anche pulley, mi piacciono quasi tutti gli esercizi. Un esercizio che non mi piace e ogni volta che tipo in palestra me lo mettevo nella scheda non l'ho mai fatto è lo squat bulgaro. Raga, può essere anche bello, infatti mi devo esercitare meglio su quell'esercizio, a parte che io lo schifo proprio quell'esercizio perché mi uccide, raga. Ma a parte che io pure per il ginocchio a volte devo fare attenzione perché ci sono alcuni movimenti che mi posso far male. Tipo se faccio lo squat posso caricare quello che voglio, ma se già inizio a fare gli affondi risento troppo sul ginocchio e mi fa male. Quindi però piano piano infatti devo comprarmi anche la protezione per il ginocchiere. La ginocchiera. Oh, boh, quelle comunque, raga. Almeno su sicura. Poi,
Più peso, meno ripetizioni o meno peso, più ripetizioni? Allora, raga, io penso che non conta il peso, ma bisogna fare un'esecuzione perfetta, cioè fatta bene, perché tu puoi caricare pure 100 kg e poi non riesci a fare un'esecuzione brutta, è inutile. Quindi io preferisco sempre fare, soprattutto quando mi sto approcciando a un nuovo esercizio, poco peso, perché io devo capire l'esercizio in sé. Poi piano piano vado a gradi. Tipo ci sta che l'ultima serie che faccio tipo di un esercizio, vi faccio un esempio, lo stacco, carico di più ma faccio meno ripetizioni perché è proprio alla fine, quindi anche per vedere, per dare uno stimolo. Però, un esempio. Partire con uno stacco che non si riesce a fare è inutile. Giusto per far vedere che si alza 120 kg di stacco, un esempio, e poi non ce la fai, è pure una figuraccia. Poi, Franci, allora, pensi di fare un raduno con le persone che ti seguono prima o poi? Sei fantastica. Sì, raga, io avevo un desiderio di farlo in estate a Napoli, volevo fare un raduno con tutte voi. Stavamo una giornata insieme, ci divertivamo, una giornata tra amiche, tra amici. Però, raga, con questa cosa che è successa, che comunque anche se lo faccio non ci possiamo abbracciare, non lo so, non mi piace sta cosa. E appena si riuscirà, lo voglio fare, sincera, voglio incontrare un po' tutte voi e mi piacerebbe fare un bel raduno, quello sì, perché non vedo l'ora di abbracciarvi tutte e di stare ore e ore a chiacchierare con voi. Quindi preparatevi a chi ci sarà tutte le mie gaffe che farò, perché io sono un personaggio veramente, cioè, preparatevi a ridere. Martina, un bacione. Ciao, come superare la paura di essere giudicata in palestra per cosa si indossa? Allora, questo è sempre, a volte succede a noi ragazze che ci facciamo le paranoie, ma non solo in palestra, ma anche per uscire di quello che ci dobbiamo mettere, no? Se un po' mi giudicano, io allora. Per quanto riguarda la palestra, stai tranquilla. Allora, lo scemo di turno, sto facendo in napoletano, lo trovi sempre che pure se tiene un sacco addosso, ma che stanno combinando giù? Vabbè. Un sacco addosso ti guarda. Quindi, il mio consiglio, vai, leggings, pantaloncino, quello che vuoi, una canotta lunga e sei a posto. Ti alleni, prendi e te ne vai. Quindi non devi farti problemi su quello che ti devi mettere, devi essere libera di metterti ciò che vuoi. Falli guardare, tanto alla fine tu entri, ti alleni. A me capitava proprio, sì raga, solito mood che si stanno addormentando le gambe e non me le sento più. Io ricordo che quando andavo in palestra me ne succedevano di tutti i colori. Cioè io sono la classica persona che quando mi alleno mi metto le cuffiette, basta. Proprio mi dissocio proprio da quello che succede intorno a me, oh. E mi capita una volta che io stavo con una semplice canotta e un leggings, e proprio se mi guardavano, uno si mise proprio seduto comodo, cioè veramente è assurdo. Questo succede sempre. Quindi fregatene, mettiti quello che vuoi e non pensare a queste persone perché non ne vale la pena, veramente, non li pensare. Infatti, c'è raga, vi racconto questo aneddoto. Mi successe che io stavo facendo stacco. Una trentina d'anni ce l'aveva, nella grande. Io stavo facendo stacco, ma a fianco a mio c'era una panca, stava tipo la cosa della panca piana. Comunque io vedevo che questo dallo specchio mi guardava. Comunque mi scocciai, era l'ultima serie. Allora si sa, no, che quando
con lo stacco si tende più a sbattere di più il bilanciere per terra. Comunque come un animale, butta il bilanciere a terra. Vidi proprio la scena che lui stava seduto, saltò proprio dalla panca e si mise all'impiedi così come se niente fosse successo. Io a ridere dentro di me, io, wow, perché poi ragazzi, sto la stizza, perché ce ne sono di soggetti, quindi mettiti comoda. Però vai tranquilla. Poi, Francesca, raga, ma vi chiamate tutte Francesca? Comunque, un bacione. Ciao Giulia, complimenti, continua così, arriverai piano piano ai tuoi obiettivi, grazie tesoro. Poi, Melania, un bacione anche a te. In futuro vorresti dei figli? Sì, raga, tanti bimbi, li adoro i bimbi, quindi sì. Poi, Giù, penso che ti chiami Giulia. Se non sbaglio, sì. Un bacione, se non ti chiami così, puoi anche venirmi ad uccidere. Un bacio. Easy, casa mia. Succede sempre così. Poi. Allora, una domanda un po' diversa. Ti sei mai soffermata a pensare al tuo futuro con un po' di timore? A me capita a volte. Un bacione. Allora, un bacione anche a te. Sì, raga, mi capita spesso, specialmente in questo periodo in cui comunque sto cercando lavoro e ho paura di non trovarlo e di non riuscire a realizzare i miei sogni. E quindi la paura, raga, ci accompagnerà sempre in qualsiasi cosa che facciamo. È impossibile non avere paura oppure non avere un po' di ansia, timore. È una cosa che secondo me è bella anche averla perché ti fa vivere anche bene quel momento. Poi dipende anche, ci sta pure chi vengono gli attacchi di panico, queste cose qua, quindi quello è un altro conto. Però penso che se non c'è timore, se non c'è paura, non c'è sfizio, perché penso che poi riusciamo a superare ancora meglio questi ostacoli, queste cose, e comunque sì, c'è anche per me. Poi, quanto sono alta? Sono felice, un bacio, sono alta 1,70. Poi, Noemi, hai pensato di tornare al taglio corto? Secondo me ti stava super bene, grazie. Sì, però alla fine l'ho accorciato, non sembra, perché forse non l'ho mai messa avanti nei video, ma raga, erano molto lunghi e già così io preferisco questo taglio così come mi sta. Troppo corti, visto che ho il capello troppo doppio, cioè raga, voi non avete idea, lui mi ha tolto il parrucchiere solo la massa i capelli e c'erano per terra tantissimi capelli. Corto. È difficile da gestire con i miei capelli, specialmente se ti alleni, è difficile. Io ricordo prima, quando ce l'avevo corti, quando mi dovevo fare il codino, era un macello. Invece così, sto a posto. Non so come ti chiami perché non si capisce bene. Allora, com'è stata la tua adolescenza dal punto di vista dell'amicizia e amore? Allora, in ambito di amicizia, ma anche di amore, ho avuto un po' di delusioni e specialmente anche in amicizia perché ti fidi delle persone che stanno accanto a te, oh? Ci cresci con quelle persone e poi con l'adolescenza scopri che oh, non sono quelle le persone che tu avevi conosciute prima. Quindi io ho perso veramente tante amiche che ritenevo fedeli e poi non si sono rilevate così. Ma meglio perderle che averle accanto. Quindi io poi sono sempre stata una persona amica di tutti. Mi piace stare in comitiva, mi piacciono le amicizie, però quando vedo le cose storte io non riesco ad essere più amica di quella persona. C'è anche una domanda sul tuo carattere, forse questa, quindi rispondo anche qua, faccio un po' ammesso, perché penso che sarà l'ultima domanda a cui risponderò. Ma per il semplice motivo che io,
Io sono fatta così, io sono amica di tutte e penso che anche voi ve ne siete resi conti quando mi scrivete messaggi, io sono sempre lì pronta a rispondervi perché a me piace aiutare le persone, mi piace esserci per le persone, però quando vedo che quelle persone per me non ci sono, può capitare una volta, ok, due, ma basta. Cioè, sono una persona che sì, si affeziona alle persone, ma perché spesso le persone si rilevano buone, gentili, ti vogliono bene e poi non si dimostrano per quelle che si sono dimostrate all'inizio. E poi qui si prendono le batoste e una persona ci rimane male, però allo stesso momento capisci veramente chi ti vuole bene e chi non ti vuole bene. E dalle tante esperienze negative che ho avuto, adesso, a parte che sto ferma, cioè nel senso, prima di andare avanti, ma questo in amore e in amicizia, per me è la stessa cosa, di guardare bene la persona prima di affezionarti, perché poi è brutto, perché poi perdi quella persona. Io ci sono cascata tante di quelle volte e poi dici basta, arrivi a un certo punto che io dici basta, non mi interessa più, vuol dire che io amica di tutti, ma a selezione, cioè nel senso, se una persona veramente, tipo io ho una mia migliore amica che gli voglio un bene dell'anima, so che lei ci sarà per me e io ci sarò per lei, quindi io sono sempre disponibile a qualsiasi cosa, di tutto, però per le altre persone un po' di meno. Quelle che veramente sono entrate nella mia vita le sento molto vicine a me e io gli do anche il mio cuore perché le voglio bene, ma le altre persone le tengo un po' sempre sul superficiale. Non è che se mi chiedono qualcosa non ci sono, ma a patto mio, a quello che dico io. Quindi sono fatta così, il mio carattere è anche questo. E anche più che altro è una protezione nei miei confronti, perché io ho un carattere molto protettivo. Io sono veramente super protettiva. Chi mi conosce lo sa. Ma a volte, vabbè, questo l'ho detto anche l'altra volta. Quindi è anche uno scudo e una protezione nei miei confronti. Anche in amore è stessa cosa, cioè a volte, visto che molto spesso sono stata delusa, quando intreccio una relazione con una persona, tipo che mi scrive e io conosco questa persona e quindi sembra brutto non rispondere, io metto subito le cose in chiaro dall'inizio perché ho paura di poter deludere l'altra. Si era spenta la videocamera, ma sicuramente quando vi stavo salutando, quindi io non so dove mi sono fermata, quindi rifaccio di nuovo i saluti. Quindi, raga, io mi fermo qui con le domande, perché ho parlato già mezz'ora e alle altre domande non vi preoccupate che vi rispondo o in un altro video o su Instagram, ma non vi preoccupate che vi rispondo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!